Evviva voi! Che siete tanto buoni e tanto gentili da venire a visitare in questo tempo questo povero eremita che sta però guardando dal suo posto la vita del mondo che si svolge d'intorno e soprattutto la vita della Chiesa. E nella Chiesa la vita delle forze giovani, la vita del clero soprattutto, la vita dei sofferenti, la vita, la Chiesa, la percezione, anche questa che cosa grande, che cosa misteriosa quasi, del dolore umano in ogni condizione, ad ogni età, in ogni paese, dove essa sia ammessa ad esercitare la misteriosa.